circolava. È chiaro perché l'hanno tolto il ritorno? Perché non erano controllabili e erano denaro circolante e erano impegno. E ti arrivano bene bene da dove veniva il valore, perché lì non c'erano neanche i soldini, eh? Lì c'era un bel pezzo di carta dove io mi nominate chi lo poteva fare. Niente, giuro. La mia energia è bellissima. Eravamo noi che davamo valore a quel pezzo di carta, perché eravamo noi che ci impegnavamo, c'era scritto pagherò. E come pagavamo? Se non col nostro lavoro. Il nostro lavoro si chiama forza lavoro e la forza lavoro è l'impegno, tutto l'impegno, l'informazione che passa, il giardiniere, quello che pulisce il bagno. Questo è tutto impegno. E chi lo farà mai più? No, non vi preoccupate, non ci inventiamo queste cose. E allora i lavori umili, non li fanno qui già proprio. Vedete la separazione? Io faccio un lavoro in. Il lavoro in realtà è anche un'unità di misura. Si chiama forza lavoro proprio. Si misura in joule. No, guarda, lo so, possiamo prendere lo Zingaretti e farci il fuoco stasera a casa. Vado a cercare un impiego, è sempre impiegato. L'impiegato di solito è quello dell'amministrazione pubblica. È impiegato. Poi mi fanno, vedi come hanno capito subito? Perfetto, mi fanno capire che è impiegato. È un disastro. La signora, no, dice la signora. Ha detto la signora no. Questi sono delle chicchette, no? Signora. S apostrofo signora. Signora. Signora non ci sta, vedi, però. No, è lei che signora. È lei che signora. Allora, andiamo avanti, così cerchiamo di finire nella prima parte. Che ore sono? Quarto d'ora. Dai, cerchiamo di finire con la preclusione, così pomeriggio possiamo parlare dei documenti e di quello che stiamo facendo e poi diamo spazio. Allora, tutto questo è una frode. Vi sentite frodati? Fate bene, è vero, verissimo. E quando l'ho saputo questa cosa, è chiaro che ha fatto in me un effetto scintille, no? Normale che mi sono arrabbiata, mi sono sentita violata, mi sono sentita tradita, mi sono sentita mille modi. Mi sono anche incavolata un poco e ho cercato lì per lì anche una sorta di rivalsa. Adesso te lo faccio vedere io. Poi ho capito che quella era esattamente l'energia con cui ero stata governata fino a quel momento. E quindi ho detto, beh, allora. Forse, l'unico modo, perché così se io mi metto, alzo una bandiera, dall'altra parte si alza una bandiera. Se io alzo un'arma, dall'altra parte si alza un esercito. E a questo punto, allora, che cosa facciamo? Esercitiamo il diritto. Non alziamo nessuna bandiera, non alziamo nessuna arma, andiamo a prendere la base di tutto quello che esiste qui, che è il principio. E da lì, guardate che da lì non ci arrivano, non ci possono arrivare. Infatti, anche nella legge dell'ammiragliato non è possibile schiavizzare l'uomo. È per questo che è diventato essere umano. Essere umano non è l'uomo.
No? È per questo che la DUDU, la dichiarazione dei diritti umani, parla di uomo, non parla di uomini, ma parla di esseri umani. Perché se andate dentro il sito della BIS, la Banca per i Regolamenti Internazionali, e andate a vedere chi gli fa l'arbitrato bancario, è la Convenzione dell'AIA. Scusate, ma non regolava i diritti umani. Che c'entrano le banche allora? C'entrano perché gli esseri regola gli esseri umani. E quindi di conseguenza regola le scatole, regola quelli che remavano dentro le navi dal Sudafrica al Sud America. Quello regola. Lo so che ecco, però è così, c'è poco da raccontarsela. Dimmelo, ma l'hai visto i diritti umani? Avete visto per caso? Sono partiti. L'Italia sta violando i diritti umani, infatti è successo qualcosa. Esatto. Niente succede. Infatti una delle organizzazioni precluse da OPPT è proprio il Tribunale dell'AIA. L'altra è l'ONU, per esempio. No, no, su questo posso spezzare una lancia. Certo che c'è chi lo sa, ma gli avvocati italiani queste cose non sanno, perché loro studiano un diritto diverso. Cioè, è per questo che io ammiro moltissimo Pierre, perché lui sta facendo qualcosa oltre se stesso, cioè se stesso come finzione giuridica, come funzione, come facente funzione, sta andando oltre i suoi studi, perché lui hanno insegnato questo, perché lui ha studiato il diritto positivo, che non è il diritto dell'ammiragliato, che non è la common law, cioè non c'entra niente, non è UCC, capito? Ma ecco l'intuito di vedere dove, e qua ve lo spiega lui, dove l'UCC entra dentro la Costituzione italiana e lì la fa da padrone. E allora lì le cose sono due: o sei in onore, dimmi. No. Ce l'avevo con te, dicevo, o sei in onore e quindi dici cavolo, adesso devo capire. Ah, cioè, fermi tutti. Ho i miei tempi e i miei modi, però voglio capire. O sei in disonore, e nel momento in cui lo sai, si dice proprio disonore, disonore. Vuol dire che da lì in poi sei in pregiudizio. Vuol dire che da lì in poi, se non ti arriva in qualche modo dall'ambiente, diciamo dalla legislazione, dall'ordinamento giuridico, un remedy, diciamo, un risarcimento danni, ti arriva dalle È leggi come stai dicendo superiori. che la rusa umani, ora che sia stata pregata bene. Roosevelt. Allora, Scusate, no, Roosevelt. ti stavo dicendo. Incidenti. No, Non no. capivo. Devo dire che stanno pigliando per uno. Da eoni. Abbiamo cominciato dal 1302, guarda, per non essere troppo violentati. Oh, è quello che ti dicevo prima. Questo a me è venuto, no? Subito ho detto che adesso pio e me la faccio pagare. Allora, però ti dico che cosa succede. Se tu sei abituato alla guerra, guardati intorno, cosa ti troverai? No, no, giusto, l'ho detto io come è venuto a me anche questo pensiero, però cosa ho ragionato? Che se io mi metto nella legge della guerra, ho perso. Ho perso. Che posso fare? Prendo un bel fucile, vado là e li faccio fuori tutti. Ma cosa ho cambiato? La ritornano. Devo cambiare le cose io. Devo cambiare la matrice. Esatto. Cambiano. Dov'è il problema? Le repubbliche sono cambiate quante? 50, come diceva prima il signore. E che è cambiato qualcosa? Niente. Che cosa deve cambiare? Deve cambiare il substrato. E il substrato è il popolo. Prima dello Stato c'è il popolo. Prima delle giurisdizioni c'è il popolo, l'uomo c'è vivo in spiritus, badate, perché senza spiritus è sempre una persona fisica per la loro legge. Quindi. Ah, bella l'agenzia delle entrate. E anche un
studioso di creativo di letteratura, uno che ha invitato formalmente a mettere case. Parte un discorso sulla persona fisica e essere umani, sono della ricostruzione di reclutamento delle tutte le righe. Quindi la gente viene fatta un sistema. Brava, gente. La persona esiste soltanto in quanto ha doveri e diritti. Senza di questi essa non ha alcuna esistenza. Definire la persona fisica come un essere umano è inesatto, poiché uomo e persona sono non solo due concetti diversi, ma anche risultati di due generi di considerazioni completamente diversi. Non è un concetto biologico e fisiologico, è un concetto delle scienze naturali. La persona è un concetto della presenza dell'analisi, cioè delle norme giuridiche. Per cui l'inganno è di far credere che quando parli di persona fisica parli di uomo in senso biologico, e quando parli di persona giuridica invece no. No, in realtà sia persona fisica che persona giuridica sono entrambi delle costruzioni giuridiche, e questo lo dice il direttore Tavani, che è stato avuto a parte di questo terzo come lo chiamano, questo convegno, agenzia delle entrate. Per cui, insomma, se lo dicono loro, perché io vado a prendere i documenti che dicono loro, in modo che siano incontestabili. Perché questo è un inganno in cui mi attestavo anch'io, sono fatti apposta, che ormai sono casuali, e sono dimenti raffinatissime. Cioè, esatto, dimenti molto raffinati. La vita del no ius, del diritto, perché noi abbiamo due vite, no? La vita appena nati, quella biologica, e quella la vita nel diritto. Però ci siamo dimenticati che quella biologica crea il diritto. Ci siamo dimenticati che fino a che ci identifichiamo in qualsiasi finzione giuridica, che sia persona fisica, che sia la nostra azienda, si chiama Pippo e Topolino & Co, noi siamo prima di tutto uomini, e questo casino lo abbiamo fatto noi, ma non perché siamo cattivi, come ho sentito dire tanto, l'uomo è cattivo, merita l'estinzione. L'uomo è incattivito perché gli è stato tolto il sapere, il famoso sapere è stato tolto. Perché? Perché noi pensiamo che Barbara, banco Barbara tutto maiuscolo, la sottoscritta, scritta sotto, banco Barbara tutto maiuscolo, giusto? Quando faccio un attonatorio lo devo fare così, tutto maiuscolo, prima il cognome e poi il nome, quello è il titolo. Dichiara, non dichiara, poi posso dichiarare solo delle cose con l'atto notorio, no? O meglio, con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, altrimenti con l'atto notorio troppe cose posso dire. L'atto notorio è anche l'atto che si fa per cambiare la casa, cioè per vendere una casa, quello è un atto notarile, ok? Notorio. E poi firmo Barbara Banco, quindi prima il nome e poi il cognome alternato, quindi con la B maiuscola. L'hanno insegnato così a me, anche a voi? Ecco, lo volete vedere le figure del trust? Banco Barbara è il nome del trust, è quello che paga, è quello, è l'amministratore di quel trust si chiama Barbara Banco. L'alternato è l'amministratore, si chiama De Minuccio e viene dal diritto romano, e spiega benissimo, se lo volete andare a cercare, De Minuccio spiega benissimo chi fa cosa, perché a volte c'è sul cognome tutto maiuscolo, prima il nome, poi il cognome tutto maiuscolo, però prima del nome. Queste sono tutti i gradi di potere. Allora, quando voi scrivete il vostro nome e cognome alternato, quindi con la B maiuscola nel mio caso, quello è il massimo grado di potere che voi avete nella legislazione, nella De Minuccio. Siete l'amministratore del trust. Peccato che dà un sacco di consensi queste firme, no?
al prestito in banca, a scuola, al patto, come si chiama? Di corrispondenza. Corresponsabilità. Bravo. Vado veloce. Correo. Già lo di. Certo. È così. Allora, dopo il 1971 facciamo un bel salto nel 2011, anzi 2010, quando questo bancario, si chiama Lagerbach, è di una banca panamense, nel circuito Citibank, cosa fa? Fiduciario Rothschild, ma guarda un po', ma strano però che un bancario sia un fiduciario dei Rothschild, no? Perché dovrebbe? Per favore, andiamoci a studiare, no? Cosa fa? Incarica questi tre trustee, che vuol dire amministratori, l'incarica di fare un'indagine di mercato. Perché? Perché era appena finito il default delle banche argentine. Le banche erano crollate alla velocità della luce, quindi i prodotti nuovi che venivano dovevano essere immessi nel mercato, dovevano avere una solidità diversa, perché le banche se muoiono è un casino. C'è un circuito, circuito bancario, ne muore una, gli altri devono in qualche modo sopperire se non vogliono cadere come birilli. E infatti in quel momento storico nascono dei titoli tossici molto potenti che fanno il giro. Nanna Re, Sole 3, te lo do a te, poi se quando finisce la canzone, se ce l'ho in mano io è casino, perché o ripago o arriva lo Stato e mi paga al posto mio. Sovvenziona. Perché? Perché io Stato non sono uno Stato, sono un'azienda privata, indovinate a cosa sono collegata? Al sistema bancario? World Bank si chiama, un sistema bancario. Chiaramente poi dopo è diviso, SEPA di qua, il circuito di là, sono tre i sottocircuiti. Ma sempre uno è il circuito. Quindi a quel punto se cade la banca, cado anche io, governo, quindi intervengo. E noi lì a domandarci, ma perché le banche vengono salvate e noi poveri lavoratori? Siete merci, che volete? Noi ci interessa che voi lavorate. Poi se morite, anche lì c'è tutto un business, diciamocelo, no? L'avete visto qui, no? Che business che c'è? Scusate, abbiamo deviato. 2011, fanno l'indagine di mercato e poi tirano fuori un definitivo Final Paradigm Report, 78 pagine di ricerche, dove c'è scritto tutto. Parla della Citibank, parla della Federal Reserve. Guardate, in italiano l'abbiamo già tradotto. Io una serata ce la passerei a leggerlo, proprio per arrivare bene dentro. Sul sito noiaiosono.com trovate tutto quello di cui vi sto parlando. Cosa fanno? Invece di riconsegnare al bancario americano, sudamericano, panamense, questo report, prendono il trust della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776. Perché quello? Perché lo potevano fare? Lo potevano fare per diversi motivi. Lo potevano fare perché quella dichiarazione di indipendenza era stata lasciata un po' in sordina, era stata usata quella del 1781, che conteneva quella del 1776 di così pericoloso, conteneva due cose. Primo, il 13° emendamento, che sancisce questo. Dice, nessun uomo politico, nessuna carica istituzionale americana può essere ricoperta da un nobile, diceva, beh, che c'entra, ma nello stesso tempo tutte le cariche istituzionali americane vengono ricoperte dai lawyer, dagli avvocati, e dici che c'entra perché al bar di Londra per essere un avvocato devi essere un nobile, se non lo sei te lo danno loro il titolo. No, lui non è nel bar di Londra.
Se il bar sotto casa fa colazione, anche io. È la prima cosa. Quindi tutti gli uomini politici americani erano in disonore. Sono. Seconda cosa, gli uomini che rivestono le cariche di istituzionali americani non possono prendere soldi. Cioè, qui è un problema. Grande problema. E in questa Costituzione è sancito benissimo la fine della schiavitù. Quindi cosa fanno? Prendono questa del 1776, la ridepositano nel 2012, la nominano The One People's Public Trust 1776 e con quella iniziano al deposito dei documenti, compreso il Final Paradigm Report, la preclusione delle banche, la preclusione dei governi, la chiusura delle bolle papali, la chiusura dell'ONU, la chiusura dell'AIA, del Tribunale dell'AIA, 5 ordini, uno di riconciliazione della terra col primo creatore, cioè di cui uno si chiama Military Order, per gli amici, tutti, sono tutti lì. Allora, sono tre trustee, quindi è una donna, si chiama Heather Antucci Jaraf, un uomo si chiama Caleb Paul Skinner e l'altro Randall Hillner. Un naturopata, un avvocato, un procuratore del bar di Londra e un programmatore di computer. Se vuoi sapere chi sono... Allora, lei era un avvocato del bar di Londra, anzi un procuratore più di un avvocato, un procuratore. Gli altri due erano chi poteva fare la ricerca, quindi un e l'altro naturopata. Perché il naturopata? Vi dico che questa ricerca di mercato era su titoli assicurativi, quindi il naturopata gli serviva per capire gli stati di salute, eccetera, eccetera. C'è? No, non c'è niente, non c'è il caso, non esiste il caso. Non esiste il caso, non esiste. L'hanno fatto perché? Perché state qua voi? Perché siamo qua noi oggi? Perché forse abbiamo sentito un campanello sottofondo che si chiama adunanza? Qualcuno ha sentito un campanello che ha detto oh, è un campanello. Adesso il campanello, ma il campanello suona da parecchio, ve lo dico, dal 2012 che suona forte. Ma forte dal 2000, forse anche dal 2001 suona forte, no? Dal 2001 veramente è suonato mega galattico il campanello. E quindi avranno sentito anche loro una chiamata? A me sembra di sì. Non so, visto quello che è successo, a me sembra proprio di sì. Però lo chiederemo a lei, finalmente glielo possiamo anche chiedere. È tornata fuori da dove l'hanno messa. Allora, Randall Hillner è morto qualche anno dopo. Caleb Paul Skinner è assolutamente nella posizione di non voler parlare, cioè, o meglio, ti parla, ma senza registrazioni, non vuole essere... No, anche no. E l'unica che poi, alla fine, non ha smesso, non ha finito lì col suo compito, ma... datemi tempo, vi spiego cosa è successo, ok? Non voglio andare a saltare di palo in frasca, voglio velocizzare per poi andare a pranzo e parlarvi di altro dopo. Quindi 2012 depositano tutti questi documenti, il 31 dicembre, il 25 dicembre 2012 era il giorno di Natale e c'è un motivo per cui è il giorno di Natale. Parte l'annuncio ufficiale. Abbiamo trovato anche i 28 giorni famosi, quindi il 21 dicembre, non il 23, come ho errato diverse volte a dire, il 21 dicembre, gennaio 2013, si definiscono i tempi, come si chiamano i tempi dentro la SEC? No, si chiamano ragionevole tempo. Ok, quindi ragionevole tempo per rispondere è finito, perché gli ha dato lei il tempo, e loro dovevano assolutamente in questi 28 giorni confutare. Cosa significa? Tu mi fai un'accusa, io ti porto le prove, o
io ti porto le prove scritte, giurate, verificate, depositate, che non è vero. A quel punto la palla passa a te. Ma se io non ti porto le prove della tua accusa, nella legge UCC, questo affidabit, si chiama così, dichiarazione di assoluta verità, diviene in forza di legge. Non diviene legge, viene in forza, è già una sentenza attuativa. Così è, vero? Applicativa. Quindi non c'è bisogno di un giudice, come mi hanno detto, ma un giudice l'ha mai detto, non c'è bisogno di un giudice. È già applicativa. È diverso dalla nostra modalità. Poi questo ve lo spiega bene Pier. Dai. Ho finito. Allora, lo ricordate il 18 marzo 2013? 1313? Ecco, il 18 marzo 2013, Ether, solo lei, solo la donna, solo l'avvocato, cosa fa? Istituisce un fondo di pignoramento globale, dove all'interno ci sono tutti i beni materiali e immateriali del pianeta. Come mi piace dire a me, cioè, presente il telefono del direttore della vostra banca? Bravissimo. È nostro, le ferrovie, i tribunali, de facto. Non de iure, i tribunali della corporazione Italy Republic of sono de facto, non sono di diritto. È come se io sono una l'Enel e ho un ufficio di provvedimenti disciplinari. Quello è. Lo so, è così. Infatti si vede la collusione che c'è dentro. Se fossero di diritto non ci potrebbe mai essere quella collusione. E invece siccome sono di fatto, ognuno fa di fatto quello che gli pare, no? Gliel'ho detto, ho guardato Piero e gli ho detto abbiamo trovato. Sì, lo so che gliel'ha mandata, eravamo insieme. Quando l'hai trovato? Sì. Al 21 gennaio. E lo volevo... Vuoi dirlo tu? Non ci vogliono parlare. Okay. È semplicemente una data... Non mi piace, mi sentite? Non... Ok. È semplicemente... Allora, il 21 gennaio è la data gregoriana, lei lo specifica bene in questa Declaration of Disclosure, e dice bene anche che lo conoscono, lo conoscete e lo riconoscete. Voi riconoscete questa data? Il 21 gennaio 2013, nonché il 21 gennaio in generale, entra l'acquario. Il sole entra nell'acquario. Il sole entra nell'acquario. È chiaro che non è una cosa solo materiale? È chiaro che c'entra qualcosa anche tutta l'evoluzione del genere umano in uomini vivi? Dove tre, dentro non so più tre, so cinque. Giusto perché tu sei acquario, giusto? È importante l'acquario perché l'era dell'acquario per il sincronario Maya e anche per tutta una serie di profezie è l'era dell'età dell'oro, dove ci sarà un tempo di pace molto lungo. Grazie. Ok. Grazie. No, lo è. Allora guardate. Adesso finito, andiamo a mangiare. Lo è perché quando tu sei stato in una stanza buia per tantissimo tempo e accendi la luce, ti rendi conto che intorno a te c'è tantissima sporcizia. Ora, più la luce si aumenta, più noi vediamo tutta la sporcizia che c'era intorno a noi. Guardate che anche noi siamo sporchi, ma no sporchi nel senso intimo del termine. Siamo semplicemente stati sporcati dal condizionamento e quindi da questa polvere che c'era in giro. Ma noi ci basta fare così, eh? Guardate che ci basta fare così, eh? Non ci vuole 100 anni per fare questo, eh? Ci vuole la presenza,
e la presenza io la faccio proprio con le parole, guardate. Persona. Non l'ho detto ancora una volta, l'ho detto. E la prossima volta non lo dico. Quando la prossima volta mi accorgo 3 millisecondi prima che lo sto per dire e non lo dico, lo sapete dove siete? In presenza. Esatto. Capito quanto è facile? Non ci vogliono 12.000 anni di ritiro tibetano sull'Himalaya. Ci vuole di stare qui invece di pensare a quello che mi è successo ieri o quello che devo fare domani. Basta stare qui e siamo in presenza. In questo momento, qui, con la presenza che c'è qui, le vibrazioni del pianeta si aumentano, si innalzano e questo crea un'onda. Vi finisco di dire questa cosa e poi andiamo a pranzo. 2013, 18 marzo 2013, si istituisce il fondo, esattamente 700 anni dopo la morte del Templare, che dice tra 700 anni torneranno gli allori, tra 700 anni esattamente tutto il mondo è tornato nelle mani degli uomini e delle donne vive. Quindi noi dal 18 marzo siamo tornati dalle acque, tutti. Ma non sapendolo, abbiamo continuato a fare esattamente quello che facevamo prima. Perché? Perché una disclosure è partita, si è saputo subito in Italia. Eravamo tantissimi, eravamo 50 milioni. Sapete, io non lo sapevo nel 2013, l'ho saputo adesso quanto eravamo. Ma questo non ha potuto fermare il fatto che non eravamo pronti a livello spirituale. Quindi chi era stato messo all'interno del sistema per fare l'unica cosa che poteva essere fatta, non invalidare l'azione, ma insabbiare, che è quello che fanno sempre. Le denunce, le abusi, cosa si fa? Non si sa, meglio che non si sappia. Beh, Ether, proprio perché la disclosure nel 2013 è stata fermata, bloccata, quando una procura italiana ha già contattato per capire che cosa dovevano fare. Lì è stato fermato. In quel momento doveva essere consegnato quello che abbiamo consegnato e che stiamo consegnando adesso a tappeto, che si chiama Military Order, che è quello che dice da qui non passi, no perché c'è un'arma, perché io sono il creatore e ti posso fermare solo io. Non ti può fermare un'arma, ti fermo io. È chiaro che non sono i documenti magici, ma magici siamo noi. Grazie. Per il pranzo siamo un po' di più di quanti si aspettavano, però hai già portato del reintegro. L'unica cosa per permettere a tutti di mangiare, incominciamo a non riempire tutti i piatti subito in modo tale che tutti mangiano qualcosa e poi nel frattempo arriva il resto. Va bene. Quando scendete, il primo tavolo sulla destra è per i vegani, poi c'è la parte vegetariani e in fondo quello un po' di tutti, giusto così riuscite a capire. Grazie. Allora, io ti ho portato un pensiero. Guarda, e ti ho messo anche un biglietto. Allora, adesso è il momento dove già sono anche un'altra signora mi ha regalato qualcosa per la bellezza. No, mi vogliono. Mi vogliono dire che anche da 37 anni, no, da più di 30 anni tratto di questi biologici. Questa è le mandorle. Wow!